Ad Alberti, oroscopo del 2018. Le previsioni segno per segno. A pochi giorni dalla fine del 2017, Ad Alberti ha svelato l'oroscopo del 2018. La nota astrologa è un ospite fisso di mattino 5 e pomeriggio 5. Ogni lunedì mattina, intorno alle 11, la Alberti presenta nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi le previsioni settimanali da lunedì al venerdì. L'astrologa di CHNAL e 5 chiude solitamente l'ultimo appuntamento della settimana a pomeriggio 5, svelando da Barbara D'Urso l'oroscopo del weekend. Amore, lavoro, salute e fortuna sono i temi toccati dal volto di CHNAL e 5, che svela le notizie belle dalle stelle ogni lunedì a mattino 5, per offrire la pagella dei segni il venerdì a pomeriggio 5. In attesa del nuovo anno l'astrologa ha svelato le previsioni del 2018 sul sito adalberti.com. Il volto di CHNAL e 5 ha affermato sulle pagine del suo sito che per l'Ariete il nuovo anno sarà all'insegna del cambiamento. Anche il 2018 del Toro sarà segnato dalle novità, il segno dovrà trovare il giusto equilibrio. Il nuovo anno sorriderà ai Gemelli che si lasceranno alle spalle un 2017 tormentato. In base a quanto affermato da Ada Alberti. Anche il Cancro si farà valere e ricostruirà la propria vita, mentre per il Leone l'anno inizierà con qualche responsabilità sul lavoro e in casa. L'astrologa sul sito adalberti.com ha affermato che la Vergine potrà sfruttare al meglio il nuovo anno per emergere. Oroscopo 2018. Le previsioni astrologiche di Ada Alberti. L'oroscopo 2018 di Ada Alberti è svelato segno per segno in modo approfondito sul sito dell'astrologa, adalberti.com. Il volto di CHNAL e 5. Presente ogni lunedì a mattino 5, e pronta a regalare le previsioni del weekend il venerdì a pomeriggio 5, ha svelato sul suo sito che la Bilancia potrà puntare su nuovi progetti e realizzare le sue aspirazioni. Per quanto riguarda il Capricorno, il cui oroscopo completo è disponibile nel dettaglio sul sito adalberti.com insieme a quello degli altri 11 segni zodiacali, l'astrologa ha consigliato di curare le pubbliche relazioni.